Cosa è successo? No, non sappiamo manco noi, ragazzi. Sembrava la partita che era sotto mani e poi hanno trovato il gol e comunque i tifosi hanno spinto e noi non siamo saputo reagire, anche se prima di quello stavamo in partita e stavamo benissimo. Avete corso meno rischi rispetto alla partita con il Frosinone, però ci sono stati degli errori in avanti, anche sul 2-0 avete mancato delle occasioni per chiudere la partita. Sì, diciamo che 2-0 nella partita era già chiusa, loro hanno trovato un gol e dopodiché si è riaperta, non è che abbiamo commesso tanti errori da dietro, dobbiamo crescere in fretta su questo aspetto, anche la partita scorsa è successo lo stesso, quindi sicuramente quella di Frosinone è un punto guadagnato, questo sono 2 punti persi. Nel secondo tempo, come dicevi giustamente tu, sul 2-0 la partita sembrava chiusa, però alla fine avete rischiato anche la beffa perché dalle immagini si è visto che il fallo di Zampano era in area di rigore. Ci sarebbe stato il calcio di rigore, poteva esserci anche il gol del 3-2. Come mai questa squadra nel finale, così come contro il Frosinone, anche oggi ha gettato alle ortiche una partita che sembrava già vinta? Non lo so, te l'ho detto prima, no. È successo col Frosinone, è successo ancora un'altra volta, dobbiamo cercare di migliorare su questo aspetto perché stare due gol sopra non è da tutte le squadre, cercare di prendere altri 2 gol di loro non. Guarda, sono arrabbiato veramente, non riesco comunque a parlare. Parliamo a questo punto, visto che martedì si torna già in campo, è forse un bene tornare già a giocare questa gara con la Virtus Entella. È chiaro che dopo 5 giornate non si possono fare se non dei bilanci molto molto approssimativi, però quella con la formazione ligure è una gara importante a questo punto. Certo. L'ora è questa. Questa noi ci teniamo a fare bene dopo la prestazione di Frosinone. Penso che la squadra ha giocato comunque a tratti bene. Adesso la partita di martedì è sicuramente la più importante, ci cioè dobbiamo affrontare con la maniera giusta e cercare di far divertire, di vincere in qualsiasi maniera. Sì, sono belle cose, però diciamo che il risultato nasconde tutto quello che abbiamo fatto di buono. È duro, è dura perché comunque la squadra ci crede, non possiamo regalare questi punti perché alla fine ci servono. Centrocampo, non so, è sempre antipatico parlare dei compagni di squadra, però dalla tribuna a centrocampo oggi abbiamo visto qualche problema, soprattutto di un giocatore come Koulibaly che non ancora riesce a convincere e a far bene così come la passata stagione. Secondo te, come mai? Non lo so, questo è un pensiero tuo, no? No, se il mister lo vede bene continuamente vuol dire che sta facendo bene. Comunque giovane deve crescere, è il primo campionato come professionista, quindi gli dobbiamo dare tempo che è forte. Io penso che a tratti abbiamo giocato bene. Se penso alla partita adesso mi viene in mente, dico no, non possiamo mai pareggiare questa partita e rischiare di perdere. Penso che abbiamo giocato meglio, dopo il mister sicuramente domani ci dirà delle cose che non sono andate. Gaston, parliamo un attimo l'ultima volta di questa gara di martedì. Cosa ti senti di dire ai tifosi che sono un po' abbacchiati dopo questi 2 pareggi rocamboleschi ottenuti dalla squadra? Oh, comunque oggi i tifosi sono venuti fino a qua, ci hanno sostenuto tutta la partita, dobbiamo ringraziarli. Spero che martedì comunque l'Adriatico ha fatto sempre presente, quindi penso che ci accompagneranno e chi creda nella squadra che sicuramente farà una bella prestazione.